spettacolo, guarda che roba. Qui dove guardi sono tutte montagne. Eh sì, questa è la Bassa Val di Susa, che per me non ha niente di meno dell'Alta Val di Susa. Secondo me sono due cose un po' distinte, diverse, sì, però sono entrambi bellissime. Sì, infatti. Diciamo che la Alta Val di Susa è più per i ricconi, no? Beh, diciamo che ci sono impianti sciistici. Ah, ci sono impianti sciistici. Eh beh, l'Alta Val di Susa va su, caro. Vai molto su. Vai a Dulce, puoi andare a Dulce, puoi andare a Bardonecchia, puoi andare dove vuoi. Ah, Bardonecchia, dove stanno le cose sciistiche. Eh sì, caro. Quella che abbiamo di fronte che cos'è? La Sagra di San Michele. La Sagra di San Michele, favolosa. Qualche volta ci dobbiamo andare. Non sei mai stato? No, ancora no. Beh, adesso ci sono alcuni lavori in corso, per cui non riesci a vederla molto bene, ma... Me ne hanno parlato tanto, sai, di sta... Sì. Terra ha un potenziale diverso, perché ci sono anche le luci, è illuminata, quindi insomma... Non so che periodo è stato, c'è stato un tipo un raggio laser. Sì, c'è un laser. L'angelo, arcangelo. Allora, la Sagra di San Michele è una chiesa dedicata all'arcangelo San Michele. Ok. Che fa parte poi della linea dell'arcangelo San Michele con varie chiese, no? Sì. Quindi diciamo che passa da lì. Sì, 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 sì. Oppala. Beh, allora, se la vuoi vedere ci va un'orettina, perché se no andiamo al lago. Andiamo al lago, dai, quando è lo andiamo a vedere come si deve. Guardate che montagne, spettacolo. Qui dove guardi ci sono tutte montagne. Sì, no, ma la Val di Susa è qualcosa di spettacolare. Vedi, quella montagna laggiù, che sta di fronte, sì, quella, è, indovina un po', Caselette, cosa ti viene in mente? Il Musinè. Bravissimo. Giusto. Ah, infatti, sono una di fronte all'altro. Infatti, la Sagra di San Michele, si può dire che è... Infatti, questa è la Sagra di San Michele, e quello di fronte... Quello laggiù. Quello laggiù, laggiù, sì. Questo qua. Il Monte Musinè, famosissimi tutti e due, no? Uno per una storia e uno per l'altra. Assolutamente sì. Infatti si guardano uno di fronte all'altro solo. C'è già. Non ci fermiamo. Qui si fa la pesca, ragazzi. Allora c'è qualcuno, c'è. Per pensionati e disabili. Arrivo, ragazzi. Che posto. Di fronte c'è Andrea,
un grande amicone mio. Ma baffa. Ragazzi, questa è Maya. Che bello che è. Se volete venire, cos'è che si fa? Pesca qui? No, no, si mangia in mezzo al lago, no? Diventi, sai, cammini sulle acque. Ah, si cammina pure sulle acque. Traslochi, traslochi, si fa di tutto. Micro TV. Micro TV. Alla grande, ragazzi. Cioè, hai preso un 20 polli. Avevo. Ah, già? Perché l'ho preso un 8? Ah! Qualche ambalaggio dicono no. Piccolo non andava, no? Io l'ho detto, è più grande della casa. Ah! Ma è una parete. Andrea, Gianni, lui che se ne intende? Sto corrupo qua a fare TV. Lui lo sa, Ti intendi da aggiustarli? Non siamo capaci a risintonizzare. A sintonizzarlo. No, l'ha fatto 20 oggi. Anche il timer lì. Tutto l'ha fatto oggi. Che posti, ragazzi. Fuori. Io ho fatto un modo mio, poi mancava 20, 22. Sì, ma quello dipende anche, alcune volte non c'è segnale. Ma sono due telecomandi. C'è le gallinotte, ragazzi, guardate che belle. Qui si pesca. Mario, facciamo un giro di lei. Appena andato con quello, prima di venire tu 10 minuti fa è andato lì. Sono stato con lui. Che pesci ci sono qua? Il capo è là. Qui ognuno non sa niente, nessuno sa niente. Carpe, sturioni, pesce gatto, di tutto sono qui. E vai, alla grande, se volete venire a pescare, venite qua. Dov'è il posto? Lui è un canale YouTube. Lago Vai. Ma tu sei YouTube? Lago Vai. Lago Vai. In Val di Susa. Google? No, lui si è licenziato. Lui lavorava per una ditta all'interno della ditta dove lavorava. Vai. Questo lago era completamente diverso. Ok, in che senso diverso? Una giungla. Era una giungla. Ah, macello, crescevano piante dappertutto. Lui ha fatto tutto. Ah, è Livia, ha fatto tutto. E ho visto che ci sono tutti dei lavori. Tutto lui l'ha fatto. Ah, tutto te l'hai fatto. Bravo. Sì, che ci sono i posti al coperto per pescare, l'ha fatto lui, non c'era. Sì, infatti vedo tutte le seggioline. Però che vedi legno qua, piscine qua, non c'era niente. Ma ne viene gente qua. E quello che non vedi è l'orto che c'è sotto. Ah, pur l'orticello. Lui ha fatto anche quello. Bravo, complimenti. Bravo. Si è fatto un paiuolo che mamma mia. 4 anni di lavoro, eh? Ti credo. Non è che le cose le fai così, eh. Ci va tanto lavoro dietro. Assolutamente. Bello, un bel posto veramente. Sì. Oh, ci veniamo qualche giorno, Andrè, a fare qualche pescata qui. Fai vedere la terrasa laggiù. Fai vedere la terrasa. Andiamo, dai. Vieni. Faccio un po' di reclam. Così. Reclamizza. Oh, dimmi solo il posto giusto dove devono venire. Lago Vai, Val di Susa. Ok, bravo. Località Inferno. Località Inferno. Così si chiama. Oh, la Madonna. Queste le date in affitto per chi non ce l'ha. No, è omaggio. È gratis. Omaggio. Ah. Peschi, le rimetti a loro posto. Ah, ok, queste qui le potete prendere. Di pesca gratis, le prende, pesca, le rimetti a posto. Perfetto, grazie. E vai. Ci siamo? Sì, andiamo. Allora, queste le gallinelle. Quelle non si pescano. Ah, quelle non si pescano, va bene. Oppala. E qua è per le mangiate alla sera. È in estate qui però. Sì, d'estate. Ma
Mamma mia, che tavolone! Sai che grignate che escono fuori? Eh sì. Fuori questo cazzo. Ma è tutto a base di pesce qua, eh? Tutto a base di carne. Qua poligono. A base di carne. È vero, c'è anche il poligono. Cucine con l'aria compressa. E vai, alla grande! Per bambini. Cucine con l'aria compressa. Ah, fai anche la musica qui. Pure la discoteca sabato sera. E vai. Bravi. Guardate che posti, ragazzi. Qua in estate è qualcosa di veramente fantastico. Sì. Vi mettete l'estate, qui tranquilli, guardate che roba. C'è anche gente che prende il sole. Eh sì, eh. Guardate che roba, ragazzi. Qui si fa la griglia. Se qualcuno si vuole fermare a dormire, c'è anche il posto. Ma dai, veramente? Per la pesca di notte. Pesca notturna? Pure la pesca di notturna c'è. Che alla grande, ragazzi, sarà ancora 3 o 4. È favoloso. Continuerà a fare, vedi, se si vede che c'è tanto legname perché continua a fare lavoro. Il cantiere c'ho da fare ancora. Hai voglia. Sarà pieno di fiori. Questi qua sarà pieno di terra, fiori. Sopra qua metto là, ragazzi, è spettacolare. Qui in mezzo al verde, in mezzo alle montagne. E qua metterai i fiori, perché qua adesso ha fatto il posto per mettere la terra. È tutto un cantiere. Lui continua a fare lavori, continua, non si ferma mai. Bravo, non si ferma bravo. Mai. Ragazzi, avete capito, no? Se volete passare un fine settimana come si deve. Pure la piscina hai! Andiamo a vedere, ragazzi. Ah, si possono fare pure qua, il bagno. Qua sto lavorando per un parco di box qua. Ok. Per le partite ufficiali e tutto. La piscina. A primo aprile sarà a posto tutto. Ah, il primo di aprile? Prima d'aprile, sì. Avete sentito, per il primo di aprile è tutto pronto. Così. Qua sarà palco mezzo, vedete qua. Qua sarà palco. Sì. Tutto così, così e così. La tribuna, sai, come la tribuna per lo spettatore. Bellissimo, ragazzi, qua in estate c'è veramente da perdere. L'estate è da primo aprile o poi. Sì. Adesso un cantiere. E ne hai di lavoro, eh? Ah, di qua si tipo sale. Come questa sarà, però 2,40 m altezza. Tutto intorno al palco di box. Perché sta facendo il palco di box. Favoloso. Per qualcuno... partito ufficiale, Capito? Bravi. Vedi, ci sono dei posti nascosti che nessuno conosce. Pesce affumicato. Che alla grande. Pesce affumicato. Favoloso, ragazzi. E mi sa che qualcuno viene adesso che vede sto video. Noi siamo aperti. Per tutti. Andiamo in casa. Andrea, andiamo. Entriamo? No, 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 vai, vai, che non vado. Prego. Sedeti. Wow, come si sta bene! Che calduccio! Minchia, veramente, oh! Sei stato spalancato mezz'ora la spalanca. Guardate qui che bella casettina. Quando chiudi la porta non ci stai dietro. 40 gradi. È vero! Come minimo ci sono più di 20 gradi qua dentro. Adesso.
perché ha aperto la porta. Il mezz'ora sta spalancato. Da mezz'ora che io mica. Andrea, guarda la TV. Questa è la stufetta, ragazzi. Potete scaldarvi. Ah, minchia. Spettacolo, ragazzi. Che posti, eh? Cos'è nuovo? Sì. Altre sera l'ho portato con Galo. Porca troia. Fa vedere. Ma che devi vedere tu? Tu non devi vedere queste cose. Queste cose private sono. E la Madonna. E che? È più grande la televisione che tutto qua. Che della la cabana? Spettacolo, ragazzi. Beh, infatti lui ha detto che era più grande. Di cosa che la terrazza non c'era. C'era un pontile piccolino buttato, sì, così. Poi tanti all'inchia. Dante, tutto scavato a mano. Posso chiederti, sì, una cosa? Dimmi. Per la mia curiosità, visto, sì, che sono straniero, la ancora terrazza o il terrazzo? Ah, bella domanda. Bravo. Fatti cazzi. Visto che no. Non capito, posso farmi cazzi miei perché sono straniero, porco Giuda. E ho capito. Parlare anche io l'italiano, no? Ma Andre, cazzo, diglielo. Ma che cazzo devo chiedere? Mia madre. Tu sei. Tu sei un po' merdina, eh? Straniero! Ma no, io non capirei! Si dice terrazza, no? Non lo so! Il terrazzo o la terrazza? Fammi capire, così nel futuro non sbaglio. E dipende chi l'ha fatto. Se l'ha fatto un maschio è il terrazzo. Ah. Se l'ha fatto una femmina è la terrazza. Così ma si vede che sei andato all'università, grazie, cavolo. Grazie, amico mio, grazie. Grazie per ma il che ne so io. Periculamente. Io sono passato con sei. Ragazzi, questi sono i discorsi del popolo. Me l'ho imparato alle orecchie. Me l'ha regalato. Me io l'ho imparato al cantiere di italiano. Questo è il popolo, ragazzi. Mi ha regalato un 6, sta bravo. Mi sono passato per miracolo. E se non posso chiedere a te, a cazzo devo chiedere? Ha ragione, Andrea. Hai ragione, da un certo punto di vista hai ragione anche tu. Ho chiesto solo un piccolo aiutino. No, non è piccolo. Non è piccolo. Cioè, posso fare una domanda? Anni, che c'è? Prezzi? O così, o per cosa? Pescare? No. Per pescare non chi il 10 euro tutto il giorno, per chi vuole portare pesci a casa 35 euro al giorno, okay. Porta a casa non limiti tutti i pesci, però più grande pesce non deve sorpassare 5 kg. Ah, ok, bravo, grazie. Dipende se vedi il terrassamento. Non lo so. Ma visto che sei qua con noi, Rino, si dice la o il? Il cosa? Terrazzo. Il terrazzo. Non la terrazza. Il terrazzo. Io vado in terrazza. Ok, va bene. Oppure. Allora io ti dico che mi sono fatto 20 anni di Germania e in italiano facevo schifo. Ich heiße Rino. Rino. Adesso sono cazzi. Ich war 20 Jahre in Deutschland, ja? Calma. Warten, dite schon. Ja, ok. Che vergogna. 50 Jahren. Du arbeiten nach Deutschland? Ok, faccio la traduzione. Il mio tedesco fa schifo comunque. Hai detto tu 50 anni in Germania. No, 15. Io ne ho fatti 20. 20. Ja. Che sarebbero? Vediamo se indovini. 20, bravo, sì. 20 anni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. 12. 30. 13. 13, 14. L'abbiamo perso, parliamo di te. 15 vuol dire 50. Ich warte. Scusate, stiamo parlando di te. Gessen e ho mangiato, no? Sì, bravo, sì. Io ho mangiato. Io ho abitato, volevo dire, ho vissuto. Ah, ich hab gelebt. Ich hab gelebt. Ja. Ich hab gelebt. Ja. 5 Jahren. Ja. Nach Deutschland. Ah, hai vissuto 5 anni in Germania. Bravo. Stuttgart. A Stoccarda. Stoccarda, io parlo in tedesco. Vai, tu parla, io traduco. Stuttgart, Berlin. Berlino. Secondo me. Karl Marx, Chemnitz. Sì. Halberstadt.
Halberstadt, ja? Halberstadt. Cinque anni. Leipzig. Ah, Leipzig sei stato pure. Leipzig. E poi? A Monaco sei stato, München no, lì caro lì. La città Bayern München. Bravi, sono Bayern tutti München. Capitalisti. Non Monaco di Baviera, Bayern München. Sì, Bayern München, giusto. Io la porta aperta, ho fatto 20 anni a Monaco. 20 anni, minchia. No, sono stato 5 anni. A voi due l'ergastolo vi devono dare, secondo me, da parlare in tedesco. L'ergastolo. Tipo dedication for my brother. Ja? Let me my Gürken. Nein. No, questo non lo posso tradurre, è troppo sporca. Aspetta che... Se no mi chiudono il video. Sì, io gli spezzo le gambe a lui. E poi a lui perché l'ha tradotto e a te perché l'hai detto. Così faccio un 1-2. L'unica puttanata che me la ricordo. Ascolta, io ti dico una cosa che scrivevano una volta c'erano i fumetti, no? Sturtruppen, no? E c'era scritto Merden, hai capito? Non ti posso rispondere così, come dicevano una volta, scrivevano in questi fumetti. No, a me piaceva parlare il tedesco sempre al passato, non so neanche come si chiama in italiano. Al passato, ich hab gefacht, ich hab ge... Sì, ho capito. Ich hab gegessen. Io ho detto, io ho fatto, io farò, fatto, sì. Ich hab ge... Mi piace questo ge. Gegessen, ich hab gefacht, ich hab... No, ma il tedesco è una bella lingua, solo che chi non la capisce sembra una lingua molto dura, vabbè, io ho studiato tosta, dura, però una volta che la impari ha una grammatica veramente fantastica. A me piace. Sì, mi anche piace a me. Ricordati di tagliare alcune scene. Va bene, capo. Tipo, ich hab keine Internet. Io non ho internet. Bravo, comunque sì. T'arrangioli, dai. Sì. Se dovresti andare in Germania, te la cavi. Un mese lì. Ti riprendi, no? Bravo. No, 5 bravo. Anni ti sei fatto allora lì. Anche 4. Lui faceva le traduzioni in tedesco. Sì, ho fatto il traduttore per un paio di mesi. Sì, sì. Solo che quelle capre, come al solito, che non sanno valorizzare una beneamata mazza, no, l'ha lasciato dov'era? No, come invece di prenderlo, e metterlo, che ce n'era veramente bisogno. Che vuoi fare? No, hanno messo delle altre capre che come dice Rino Andrè, il tedesco tu appena la senti spaventi, sì. Però minga, una volta che sì, comincia, una volta che ci sei entrato dentro, basta, e lo capisci con le parole. È veramente una bella lingua, almeno a me mi piace, mi è sempre piaciuto. Decisa, come sì. Io preferisco, già è difficile l'italiano. Sì, quello è vero. L'italiano è veramente difficile. Appena faccio fatica, appena esprimo. Ma guarda che quasi nessuno sa parlare bene italiano, eh? Forse, neanche gli italiani stessi. Forse gli unici italiani che parlano bene la lingua potrebbero essere gli universitari che trattano di letteratura. No, ti sbagli, perché a me quando lavoravo a Liveco sono venuti da me. E quelli che erano all'università, che avevano studiato, non riuscivano a fare le stesse traduzioni che facevo io. Sì, perché comunque... Perché io avevo esperienza diretta, sì, scherzi. Ho capito, ma poi c'è anche, tu come benissimo puoi ben sapere, c'è anche una lingua tecnica, no? Cioè, per il lavoro sì, loro parlavano svolgi, tecnico, sì. Per il lavoro che tu svolgi, certe parole sono particolari, che non insegnano l'università, sicuramente insegnano... Però è diverso. Cioè, Rino, e poi cosa? Oh, non sparare. No, parolacce. È stato brutto che l'ho interrotto, Dio fa. Quello qua, bello cicciotto. Cicciotta. Ah, è femmina, scusa. Pensavo che era un maschietto. Che bella che è. Sai cosa piace a me in tedesco? Questo gioco di espressioni, di parole. Tipo, per... Tu vai sul treno e chiedi due biglietti a Stoccarda, come si dice in italiano. Sai come dici? Zweimal nach Stuttgart. Ja, zwei Fahrkarten für Stuttgart. Due volte a Stoccarda. Non dice due biglietti, zweimal nach Stuttgart. Ja? Beh, mia nonna è nata a Francoforte, ma non ha voluto insegnare. O tipo, è rimasta veneta. Hai, per favore, hai un accentino? No. Hast du mai hai sto a foia? Hast du, hai da accendere. Cioè, tu hai il mio fuoco. Sì. Praticamente tradotto. Hai fuoco. Tu hai il mio fuoco. Hast du mai fire? Mai
come caspita si dice, sono 25 anni che ho finito. Infatti quando sono venuto qua 24 anni fa, come provavo a aprire la bocca, tedesco. Puttana, dopo tre anni, l'accento te lo fai per forza. Dicevo due parole in italiano, tre in tedesco. Adesso al contrario. Se vado di là, sparo italiano. Comunque siete simpatici. Non c'è niente da fare. Siamo anche belli, che è diverso. La gente del popolo è troppo simpatica. Specialmente io che insomma, voglio dire, pago da bere, per cui se permetti, visto che pago io, almeno potrò essere almeno più bello. Poi una volta che esco potrà essere un altro. Okay. Il prossimo che paga. Muori in casa il caldo. Porca troia. Mamma mia, come scalda sta stufetta qui. E anche d'inverno devi tanto devi aprire, perché questa ti cuoce. Serve. Ti cuoce. Ma secondo te quanti gradi avremo qua dentro? So, almeno no. 35, sì. con la porta aperta ragazzi, abbiamo quasi 30 gradi qua dentro, pazzesco, non roba da non credere. Mi sono fatto una settimana, 10 giorni qua, quando c'era il Covid, e dormire in pigiama, crepi di caldo, forza, veramente fa un caldo pazzesco. No, comunque, è isolato, sì. È isolante dentro. È isolato, poi questa stufa, la casa non è poi così grossa, quindi questa stufa è più che sufficiente. Vabbè, c'è anche la stanza di là, eh? Sì, sì. Un braccio di legno? Un braccio di legno. Non metti tre pezzi di legno, sì, 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 assolutamente. Fantastico, ragazzi. Assolutamente. Luci, che ti bere a notte? Oh, ragazzi, vi ringrazio tutti per la conservazione. Conversazione. Ho detto conservazione. Prendi Andrea. Basta una lettera sbagliata, succede un casino. Ok, vi ringrazio tutti, un posto bellissimo. Lo so, però è giusto. Se volete venire, ragazzi, sapete che qua potete venire tranquilli e in estate è qualcosa di favoloso. Ciao a tutti e seguitemi.